dal Vangelo secondo Matteo. Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. La parabola del seminatore è una delle più conosciute, anche perché è una delle poche che Gesù spiega nel dettaglio, passo per passo. Come ogni parabola, essa attinge alla vita quotidiana del tempo, in particolare alla vita agricola. In questa parabola, il seminatore è Dio e il seme è la sua parola, che ci viene donata. E poi ci siamo noi, il terreno. Noi non siamo un solo terreno. Possiamo essere tutti e quattro a seconda di quanto siamo desiderosi di accogliere la parola e trasformarla in vita. Il seme che cade sulla strada, come spiega lo stesso Gesù, rappresenta le volte in cui ascolto la parola, ma la ritengo inutile per la mia vita. Viene il maligno e me la porta via, cioè fa sì che io la dimentichi. Il seme che cade sul terreno sassoso rappresenta i facili entusiasmi, che vengono meno nel momento della prova. Com'è tristemente familiare questo terreno? Quante volte abbiamo vissuto momenti di spiritualità cosiddetti forti? Ci siamo commossi, abbiamo gioito, tutto ci sembrava possibile. E poi, tornati alla realtà, al primo inciampo, alla prima difficoltà, alla prima incomprensione con i nostri fratelli, abbiamo mollato tutto. Questo terreno ci ricorda che la fede va coltivata giorno dopo giorno, con pazienza e perseveranza, esattamente come i contadini. I rovi rappresentano il momento in cui anche la persona più convinta e desiderosa di annunciare si scoraggia davanti alla logica del mondo, così diversa dalla logica del Vangelo. Vivere la parola nel mondo appare così difficile che in certi momenti sembra impossibile. E infine c'è il terreno buono, dove la parola viene compresa e dà il suo frutto. Certo, non tutti i raccolti sono uguali, a volte il 100, a volte il 60, a volte il 30. Non conta la produzione, conta che il terreno della mia vita sia un terreno buono, perché è stato ribaltato più volte dall'aratro, in modo che il seme possa penetrare in profondità. Il resto lo fa il seme, è lui che germoglia e produce. Sa lui come e quando farlo. Noi semplicemente restiamo pronti ad accoglierlo.